Benvenuti a Le Parc, eh, stasera ho preso al volo perché era qui a fare un po' di prove quindi l'abbiamo infatti vedete che è un po' ancora un po si sta ancora, eh, sta ancora un po' prendendo le misure allora stasera sono contentissimo di presentarvi Lorenzo Poli e eh, vorremmo fare un po' due chiacchiere allora intanto ciao benvenuto Ciao Alberto, ciao a Gra tutti Grazie per il tuo tempo Grazie per l'invito senti mi... Mi piacerebbe sfruttare un po' un'occasione, ma quasi per curiosità personale, perché eh, ho già visto delle interviste fatte con te e, e ovviamente sono molto interessanti. Hai suonato in una quantità di dischi incredibile, hai, hai vissuto degli anni meravigliosi e siamo ancora qui a parlarne. Però quello che mi piacerebbe un po' capire e eh, raccontare è un po' partire proprio da, dall'inizio, cioè da dove è nato tutto. E quindi perché hai iniziato a suonare e, e poi capire un po' come, come sei un po' entrato nel giro, quindi eh, così. Insomma, la prima domanda è perché, eh, perché il basso e come, come è iniziato? Allora, al basso ci sono arrivato eh, dopo aver sperimentato la chitarra, eh, un po' il, chino il violino, un po' il pianoforte, perché in casa c'era già la musica eh, per esigenze... Uh, diciamo di registrazione avevamo un piccolo quattro piste a cassette io e mio fratello Corrado e registrando in casa non potevamo mai fare le linee di basso quindi venne acquistato questo basso che mi regalarono che ho ancora un Gibson del de 65 e, e iniziamo a registrare così le cose mi sono appassionato subito allo strumento eh, che conoscevamo già molto bene ecco perché ovviamente essendo appassionati di musica è uno strumento che amavamo già e da lì da iniziare a fare qualche piccola linea di basso, è stato veramente. Ha avuto un appeal molto forte. E da lì mi sono concentrato sempre di più su questo strumento. Che è rimasto il mio strumento principale, diciamo. Ma e senti, quindi. Tu principalmente sei un'autodidatta, diciamo, nasci autodidatta? Più o meno, perché mia nonna materna era eh, diplomata in pianoforte, quindi sia a me che a mio fratello mi face ci facevano già, ci faceva già un po' solfeggiare, l'approccio era già abbastanza serio, quindi quando abbiamo chiesto di poter studiare musica ci mandarono sia a me che a mio fratello da due insegnanti bravi, quindi... Mm. Ah, okay, quindi... diciamo sul pop sì perché okay. ci si inventava tutti un po' in quegli anni lì quindi sto parlando dei, del cavallo fra gli anni 70 e i primi anni 80 eh, la musica la ascoltavi e la riproducevi senza scriverla però sapevamo già leggere e scrivere la musica ok quindi questo ti ha dato già una base solida su cui partire ovviamente sì per me è stato almeno è stato un approccio importante ecco certo e senti allora io mi metto un po' nei panni di quando avevo 15-16 anni che... Eh, Rimasi folgorato dalla musica definitivamente, e decisi di voler fare il professionista. E ovviamente uno sbatte la testa e dice: Ma io come, fa cioè, come faccio a iniziare? Da dove si entra? Sentivo i miti, che bisognava avere le conoscenze, le raccomandazioni, eccetera, eccetera. Poi oggi, dopo quasi 30 anni che faccio anch'io queste professioni, insomma, un po' di miti li ho sfatati. E eh, ero curioso di sapere invece da in quella che è stata la tua storia. Qual è stato un po' l'episodio per cui possiamo dire che è stato quello che ti ha consacrato come professionista? l'evento scatenante, insomma. Sì, sì. Eh, allora, per, in effetti devo anch'io riavvolgere un po' il nastro per capire bene le dinamiche, come siano andate, sai? No? Quando uno ha davanti il futuro, guardi solo avanti e fai dei piccoli passi ogni volta. Ecco, una, una piccola premessa importante è questa: ogni singolo passo apre nuove possibilità, e questa piccolo parametro per me vale ancora di più adesso, quindi difficilmente chiudo le porte a un progetto o anche all'ascolto di nuovi artisti o anche all'ascolto di vecchi artisti, qualsiasi cosa che crei stimolo, che renda viva la musica di tutti i giorni, la tengo sempre in considerazione perché so che mi porterà o alla possibilità di conoscere altri musicisti, o anche alla possibilità che mi scocchi una nuova scintilla per una nuova idea, una nuova intuizione che può essere giusta o sbagliata, che può avere un futuro o no. Ecco quindi per risponderti alla domanda, ehm, diciamo che sia io che mio fratello l'abbiamo sempre vista come la cosa principale la musica, quindi eravamo abituati a vedere quelli che la facevano già di mestiere dalle mie parti, che erano principalmente le orchestre di Liscio a Piacenza. Quindi era normale ambire, andare a suonare per lavoro con un'orchestra. Quindi quando si interruppe bruscamente il mio percorso di studi eh, sia in conservatorio che con la scuola normale, finita la terza media, bocciato ripetente, quindi quando ho finito finalmente le medie non, è, non ero più né chitarrista perché studiavo anche chitarra, non ero più nulla. Quindi è venuto naturale eh, cercare un'orchestra per, per andare a suonare, io non vedevo l'ora di fare questa cosa. Quindi mio fratello chiamò il suo insegnante di fisarmonica, che era diciamo, una, un nome eh, molto conosciuto nell'ambiente professionale di Piacenza, andammo là e mi trovò un'orchestra con una telefonata, perché ce ne erano tantissime. Sì, a quell'epoca eh, si suonava tantissimo. Da ovunque, dice c'è Gianni Salesi. E Quindi ingaggio subito finito, io sono quanti ancora avevi, in giro. Quanti anni avevi? Ne avevo 15. Ah, ok. Quindi tu hai iniziato a 15 anni di lavoro, sì. Okay. Prima ho fatto qualche serata, però, diciamo, proprio per lavoro ho iniziato a 15 anni, poi dai 16 anni ho anche i contributi Empas a, a 15, non si poteva. <ride> Fantastico. Beh, eh, uno che aveva, mi aveva raccontato, cioè avevo letto di una storia simile era anche L'Ale Melotti, no? perché anche lui è stato uno che proprio viene dalla fucina delle balene. È stata, la, permettendo eh. che è stata un po' la scuola anche la per, scuola. per tanti di noi, eh, però sicuramente ha avuto un percorso simile, insomma, anche se per questioni anagrafiche lui ha avuto la possibilità ovviamente di iniziare prima di me. Ecco. E senti, invece, l'entrata nel mondo, nel magico mondo pop. Come è, com è successo? Allora, è nato principalmente in uno studio di registrazione che avevamo aperto nel, nell'84, io e mio fratello, era già fatto diciamo abbastanza bene, avevamo il 24 piste uh, su nastro, quindi questo studio qui, oltre al Liscio, ci ha dato la possibilità di uh, collaborare a dei progetti che avevano già la matrice pop commerciale, quindi con qualche casa discografica, eccetera venne a registrare lì un artista che era arrangiato e prodotto da Michele Santoro eh, che allora era l'arrangiatore di eh, Renato Zero, di Ruggeri, eh, Morandi e altri artisti e grazie a quella collaborazione, quindi sto parlando dell'87, per cui da quando è iniziato erano passati pochissimi anni di fatto, eh, grazie a lui e al mio insegnante di allora Dino D'Autorio che suonava con Renato Zero mi chiamarono nella tournée di zero. Quindi diciamo il passaggio da un'orchestra professionale con cui suonavo in quel periodo, che era Franco Bagutti eh, in una settimana eh, mi sono ritrovato insomma, a suonare con Renato Zero. Chiaramente quel passaggio lì nell'87 ha avuto un fortissimo impatto perché c'era tanto. Tanto, tanto giro eh, di lavoro, tanti artisti, tante serate. Per cui da lì ho avuto la possibilità di accedere nel giro di pochi mesi a tantissime altre collaborazioni. Eh, che vabbè, adesso non sto qui a, a elencare, però da lì ho potuto approdare a sì, tutte le la altre. La cosa bella di presentare musicisti come te è uno, uno può dire non ha bisogno di presentazioni. <ride> no, poi <ride> no, effettivamente... voglio spostare poi, il fuoco, ecco. Dall'87 ad oggi hai suonato praticamente con quasi tutti gli artisti italiani in un modo o nell'altro. Uh, no, tu, quasi tutti no, però anche, sicuramente... Anche tramite Sanremo. Sono, uh, sì, ah, beh no, lì ciao, se contiamo eh, esatto. lì non finiamo più. Eh, esatto. Perché ovviamente un musicista dell'orchestra è lì seduto e se arrivano 600 cantanti... Mm. Però ecco, non quindi, si può fare un curriculum mettendo 600 cantanti quindi, quando sei nell'orchestra. Quindi parlando con chi eh, ci sta ascoltando, che dice io voglio, a prescindere dalla proprietà, voglio diventare un professionista. Uh -huh. Quindi mi sembra di capire che quello che tu stai dicendo è che per diventare un professionista in realtà è la costruzione di un percorso continuativo a piccoli passi in grado di consolidarti perché mi sembra di capire certo che tu alla fine hai fatto il musicista ti sei aperto lo studio e poi da lì hai creato un parco contatti sì. quindi che consiglio daresti invece ad oggi 2021 eh, a chi vuole iniziare, iniziare. Tizioni, vuole diventare un professionista a prescindere dallo strumento certo ovviamente. allora premettendo che i, secondo me i consigli sono una cosa delicata no? dispensare consigli è allora, una un grande responsabilità un vista, un tutto esatto tutto con grande serenità e sicurezza posso dire quello che penso sull'argomento la prima cosa secondo me deve essere seguire le proprie passioni quindi io sono appassionato di elettronica io sono appassionato di arrangiamenti a me piace suonare lo strumento qualsiasi cosa ti piaccia la devi fare fino a raggiungere l'appagamento, che non arriva mai, quindi è, è, si è, crea dipendenza questa cosa, non si è mai felice, ecco questo tipo di approfondimento è importante perché uno deve essere felice di fare questo, questo percorso, questa salita, è faticosa ma deve essere felice di farla, perché questa soddisfazione che tu ottieni ti porta e questa ricerca della soddisfazione ti porta a un miglioramento personale, di cui magari non si ha sempre consapevolezza, ma è, è un miglioramento esponenziale che gli altri vicino a noi percepiscono. Quindi tu, quindi io sono appassionato della musica suonata principalmente, ma l'orecchio ce l'ho aperto anche su qualsiasi altro tipo di approccio. Ci sono dei produttori che, tantissimi produttori, che non sanno una nota, ma nel mondo e non dico in Italia, e fanno dei capolavori perché hanno sviluppato un altro tipo di sensibilità, cioè ci hanno investito. Quindi, il consiglio è: prima di ascoltare i consigli che danno gli altri, bisognerebbe ascoltare secondo me se stessi. Ognuno eh, senza fare progetti troppo lontani. Mi piace questo strumento. Voglio imparare quella canzone. Imparo quella canzone, voglio imparare come quel giro di accordi, ah, come sono difficili gli standard. quelli sono gli standard jazz, i collegamenti. Eh, approfondisci quella cosa ti dà soddisfazione. E da lì, insomma, si, ognuno si creerà la propria rete. Ecco, questo è il primo consiglio. Se posso aggiungerne aggiungere una piccola appendice, eh, non è male avere delle buone competenze musicali. Ecco, quindi una base di teoria e di tecnica applicata al proprio ambito. Quindi, se sei un dj producer devi conoscere molto bene i software non devi perdere tempo perché chiaramente ti porterebbe a, a far abbassare eh, l'attenzione far abbassare l'entusiasmo anche dei tuoi collaboratori ma anche per te stesso quindi lavori sui software ti devi spaccare, li devi conoscere benissimo suoni il basso Investi sulla tecnica, sugli stili, sul suono. Devi avere, devi avere le idee chiare sul suono e il suono ti viene chiaro nella testa, non nelle mani. Dopo ti bastano poche cose per arrivare al suono, ma devi averlo in testa chiaramente. Dopo, con tre pedali e due prezzi sei, sei a posto. L'amplificatore, se invece non hai le idee chiare, sei stato poco sullo strumento, rischi di finire nel ginepraio di acquistare strumenti inutilmente eh, cercando il suono. Che, il suono è, è qua nelle mani, ognuno. Il fonico ce l'ha nelle dita, tocca tic, fa così e eh, arriva al risultato, perché eh, sa bene cosa deve sentire. Quindi, ecco, investire sulla, sulla tecnica contestualizzata chiaramente a quello che è il proprio strumento, certo. E, e senti, ma allora un, un tour il tour che ricordi con più con più piacere, che ti ha dato più soddisfazioni, qual è? Uh, allora, premettendo tutti, perché ogni volta che c'è la possibilità, anche adesso, di, di, mi sembra di, che sia sempre il primo, però chiaramente ce n'è qualcuno che ha segnato particolarmente, sicuramente quelli con Renato, col, con cui ho, ho avuto la fortuna di poter collaborare ancora, eh, lì chiaramente anche per questioni anagrafiche, perché ho iniziato che avevo 19 anni, trovarsi catapultato lì, l'effetto era veramente pazzesco. Sicuramente le tourne con Vasco Rossi, insomma, con il quale ho collaborato poco più di un anno, però per allora, che ero veramente giovanissimo, trovarsi in quella realtà, abbiamo fatto una tournée che era un po' sperimentale in Europa, quindi in posti abbastanza piccoli, però ogni giorno in un posto diverso, poi in Italia, negli stadi, cioè, è indimenticabile, ecco, sicuramente bellissimo, poi le tourne con Battiato, con ruggeri in teatro, con... adesso è difficile... E poi non voglio annoiare con i nomi, però sicuramente diciamo, tutti gli artisti che hanno tenuto nel tempo, che si capisce, che abbiano qualcosa sotto, tutti questi qui mi hanno lasciato qualcosa nei tour che va proprio al di là di quella che può essere una soddisfazione personale, che c'è chiaramente, ma arrivano delle, arriva delle cose proprio sotto pelle. Ma è, è invece un, un momento, senza fare nomi, cioè se so, si dice il peccato o non il peccato... Sì. Un momento difficile qualche cosa. Qualche aneddoto particolarmente complicato che ti è successo, qualche quella, un episodio che se avessi la macchina del tempo torneresti dietro dietro... non lo rifaresti? <ride> Ma no, non devo dire nessuno, perché anche le cose che magari lì per lì possono avere un aspetto negativo, di fatto possono servire per rilanciare. C'è cioè, stato un periodo nel quale, per un, credo, per una serie di coincidenze, non ingranava proprio, che era. Eh, poco prima del periodo di Vasco. Sarebbero stati un paio d'anni in cui non si muoveva nulla e quindi ero abbastanza sicuro di iniziare un'altra attività e tenermi la musica per passione. E due anni sono lunghetti. Ho sempre lavorato anche a quei due anni, però non, mi ero staccato da quella che era diventata la realtà di registrare i dischi, anche con i nomi conosciuti o le tournée. Alla fine venne fuori l'audizione con Vasco Rossi che feci grazie uh, ad Alberto Rocchetti e quella lì mi ha aperto, quando mi telefonarono per dirmi che era andata bene eh, mi ha aperto un entusiasmo pazzesco che a sua volta ha generato <ride> del se, futuro te però per quei te, due anni lì sono stati duri. Secondo te perché chiamarono te? Perché, perché alleggiava il tuo nome? Ma ehm, diciamo perché? che quando... Decisero di sostituire il bassista di quel periodo, eh, venne fatto qualche nome, mi raccontarono. Alla fine, credo che fisicamente ci siamo arrivati, forse in due o in tre, a farla l'audizione. Ah, ok, E tu hai fatto l'audizione con Basso? Sì, 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 ma me l'ha fatta proprio lui e come, come col è stata? Beh, ero molto carico eh, sono arrivato sì. preparatissimo perché l'avevo presa veramente come l'occasione della vita, nel senso che venivo da un periodo in cui certo, non succedeva nulla. Quindi eri per cui erano, mi ero preparato bene. fatta sulle canzoni di Vasco sì, o, sì. o in generale? Mi, de mi, mi dettero cinque titoli eh, di brani, però io <coughs> assolutamente. Andrai a comprare tutti i dischi che avevo trovato nel negozio di Piacenza dove, dove abitavo e me ne ero imparate tantissime di canzoni. Non dico tutte, ma un numero molto alto. Imparate tutte a memoria. Sono arrivato bardato da combattimento e ero molto sicuro sui brani. Per cui, fatti quei cinque brani, tra cui c'era eh, quello diciamo cardine, era un po' siamo solo noi perché a quel riff... Molto forte del Gallo certo. che l'ha inventato lui quel giro lì quindi è difficile renderlo come lo faceva lui. però l'avevo la, me l'ero messo bene nelle mani. Diciamo per cui passato quel primo scoglio. Poi dopo mi chiesero se per caso conoscessi altri brani, eh, cioè, gli per caso dissi, conoscessi sì. altri bassisti. esatto C'è <ride> eh. qualche bassista bello, esatto. alto ricco con i capelli, <ride> e quindi poi avete Bravo. fatto altri brani. Eh, sì, da lì ne abbiamo fatti ancora un bel po', quindi andammo nello studio che si chiamava allora Chorus, non so se c'è ancora, che era lo studio di Vasco, eh, c'era lui, Sarsmai, eh, Maurizio Lolli, eh, Floriano Fini, Vasco, Andrea Braido, Daniele Tedeschi a batteria, che è un altro che comunque so che caldeggiò la mia, la mia presenza in, in seguito all'audizione, all eh, misero una telecamera... E stetti lì qualche, boh, non so, sono state due o tre ore fra chiacchiere e suona, con la batteria, chitarra e l'amplificatore del basso, via, così a crudo. Eh, sì, e, e poi insomma, secondo me quello che mi, mi permise di, 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 di approdare fu che arrivai eh, realmente preparato. Quindi le mani erano sicure, mi ricordo la sensazione, avevo le mani sicure e comunque l'emotività ce l'ho sempre, certo. anche adesso eh, può, essere, può non aiutare, quindi magari aggiungo una postilla alla risposta di prima, uno deve tenere presente che quando è il momento della performance le capacità scendono di una bella percentuale, non, non una percentuale fissa perché dipende anche dalla capacità di gestire l'emotività, ma eh, per fare questo mestiere... Bisogna saperla gestire. Se sei uno strumentista, devi calcolare che c'è una cosa tecnica, ecco, devi avere il 30% di margine, se no lì le probabilità di sbagliare sono tante. Così come, che ne so, se fai il fonico e ti trovi bono degli U2 qua che ti guarda, mentre Mixi, e secondo me, ecco. Sì, sì. Quindi, tenersi un po' di margine lì mi aiutò. Questa cosa, ecco, beh, è proprio vero che la, la, la musica. È un amante bellissima, ma a volte anche un po' infedele, sparisce, poi ritorna. Quindi, sì. beh, hai avuto comunque. Quello che traspare è veramente sì, una sensazione di avere le idee molto chiare, di solidità. E quindi, poi, quando arriva il momento, il momento focale, l'audizione. Eh... Sei preparato, quindi la sai gestire, questo è molto bello. E senti, ma non le ho passate tutte, scusami, le audizioni. Ecco, c'è anche qualcuno ah, che sono audizioni sì, sì, negli anni dopo, sì, non è... però ne ho fatte pochissime nella vita, eh, quella però l'ho passata. Ecco, chiuso okay. la parentesi. E <ride> senti, ma eh, ti piace di più suonare dal vivo o in studio? Oh, mi, piace, mi piace suonare, basta che ci sia da suonare, e va bene tutto. Il studio è bello per certe cose, eh, perché c'è sempre una lente di ingrandimento pazzesca su quello che fai e poi c'è questa consapevolezza di, 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 di fare una cosa che resterà nel tempo, che eh, per l'uomo sicuramente è una grande rivincita, no? La, cioè, vincere contro il tempo. Faccio una cosa che, okay. potrà, che potrà, essere, eh, potrà avere vita anche in un altro giorno, cosa che fin, fino all'avvento della registrazione... Non c'è mai stato nella musica questa possibilità, quindi questa consapevolezza c'è, però mi piace suonare, mi piace stare in mezzo alla musica, scrivere, arrangiare, anche insegnare, basta starci in mezzo, mi va bene tutto. Beh, senti, allora, visto che sei veramente sono cioè, parlando con te comincio a capire tante cose. Sono anche piacevolmente impressionato appunto dalla tua lucidità, proprio eh, se, la Polaroid che riesci a fare alle situazioni. Allora, con questa lucidità provo a farti una domanda anche un po' scomoda, nel senso perché, cioè, perché io dovrei chiamare Lorenzo Poli, nel senso qual è il tuo approccio, che cos'è che cerchi di dare eh, a livello di linguaggio musicale in qualunque progetto a cui ti rivolgi, cioè cos'è che, che ha creato un po' quello che è il tuo stile secondo mm -hmm. te? Questo è più difficile. Beh, principalmente credo che sia... Probabilmente la capacità di essere empatico con chi mi chiama a collaborare. Eh, e la capacità di, probabilmente, di, non che ci riesca sempre, eh, però eh, mi sono accorto che la mia indole è, è di essere molto empatico col prossimo, un po' in generale. Quindi cerco di capire se uno ha bisogno che io sia molto propositivo oppure che sia molto funzionale. Magari a quello che ha in testa lui, quindi io devo diventare magari solo un arto aggiuntivo al, al suo progetto. E quindi se io riesco a capire fin dove devo arrivare e riempio appieno quello che mi sembra di intuire che sia il mio ruolo in quel momento, credo che questo possa magari aprirmi quasi, qualche possibilità di essere richiamato una seconda volta, sempre che serva io. Eh. In genere non forzo mai. Non sono neanche uno molto da contatti anzi, approfitto per scusarmi per tanti, cose, tanti messaggi a cui a volte magari non rispondo perché sono impegnato, ma, chiediamo scusa pubblicamente. Uh, Sì, un pochino sì, ma chi... Fortunatamente scusa. ho tante persone che mi vogliono bene <ride> e mi concedono questa cosa. Ecco, no, questo per dire non sono uno che stia a martellare, lascio un po' andare le cose come vanno. Tanto so che quando servo io chiamano me. Se non mi chiamano è inutile che io mi proponga. Cioè quando hanno bisogno di me chiamano me, se no chiamano un altro. È una cosa che magari, magari, lo dico magari per chi si approccia adesso all'ambiente professionale, secondo me è una cosa che va vissuta molto serenamente. Non è che uno se non viene chiamato è perché è diventato un cane di colpo, non è più capace. No, no. Allora, tanto tu pensa a fare bene le tue cose, ci sarà sicuramente che avrà bisogno della tua personalità, della tua unicità. Beh, in questo mi viene in mente un esempio, non di un bassista ma di un fonico produttore <ride> che è Michael Bauer che, Bauer, che è stato uno che ha vissuto sei anni completamente nell'ombra, invece di disperarsi che il suo il telefono non suonava più, era già uno che aveva fatto discografia di rossa. Poi lui ha detto in un'intervista che ha sfruttato quei sei anni per sviluppare, eh, rimboccarsi le maniche e cercare di sviluppare qualcosa di originale, di diverso, che poi è diventato il, il, un concetto sonoro che lui ha chiamato il Brauenizer, brown sì. che è quello che poi è, è partito e ha fatto il sound dei co-play dei primi dischi e poi da lì un sacco di dischi. E questo è un approccio che a me è sempre rimasto molto, eh, mi, mi ha sempre molto colpito perché certo. è proprio emblematico della... Della coscienza di mettersi in gioco in questo mondo musicale, di essere anche pronti ad accettare gli altri. D'altronde, certo. lavoriamo con le sinusoidi e, e questo è, è un mestiere sinusoidale. Ci Giusto, sono degli altri e Assolutamente. Bassi. Senti Lorenzo, allora, siccome abbiamo detto che con questo format ci diamo un po' questa regola di alzarci dal tavolo che abbiamo ancora un po' di appetito. Io per oggi fermerei le chiacchiere qui e, e anzi ti ringrazio. Grazie a te. per il tuo tempo di nuovo e ti lancerei un invito a fare una seconda sessione davanti alle telecamere dove magari invece con un computer facciamo anche qualche ascolto di qualche canzone, andiamo a raccontare anche un po' di cose che sono successe finché raccontavi quel disco, un po' di aneddoti bene, volentieri, va, molto, molto va bene, allora ci organizziamo visto che bazzicherai ancora per un po' fortunatamente le parche, ne sono felice ci organizziamo e, e quindi niente, state assolutamente seguite i canali state in contatto perché tra un po' faremo un'altra scorribanda con Lorenzo Poli, grazie alla grazie Alberto, grazie a tutti.